ben ritrovati per un nuovo appuntamento con la nostra informazione. Il Movimento 5 Stelle alla Regione Siciliana ha restituito oggi alla famiglia Guarascio la casa finita all'asta. Non saranno costretti pertanto a traslocare la moglie ed i figli del muratore di 64 anni deceduto dopo essersi dato fuoco per evitare lo sfratto. Giuseppe Savada alla redazione di Ragusa News. Non era allora che non verrà l'ufficiale giudiziario, ci dobbiamo aspettare un altro ufficiale giudiziario. No signora, l'ufficiale giudiziario non deve più bussare alla sua porta. La casa è ritornata alla famiglia Guarascio. I deputati nazionali grillini Di Battista e Di Maio stamattina sono piovuti a Vittoria per festeggiare insieme alla deputazione regionale 5 Stelle il ritorno a casa della famiglia Guarascio. Come si ricorderà, nel 2013 Giovanni Guarascio si era dato fuoco suicidandosi per evitare lo sfratto in seguito a una asta giudiziaria. I grillini hanno contribuito autotassandosi al ritorno a casa della famiglia Guarascio. Qual è oggi la differenza tra una banca e un partito politico? Le banche che cosa fanno? Gestiscono in maniera torbida i nostri soldi, piazzano dei prodotti tossici che vengono comprati da cittadini che da una vita si sono fidati delle banche, da direttori di banche gli dicono questo titolo è sicuro, lo comprano e poi si trovano in mezzo a una strada senza niente come tantissimi migliaia di risparmiatori. Che cosa fanno i partiti? Piazzano dei prodotti tossici, delle leggi tossiche come il Jobs Act, come il Salva Italia, li chiamano con dei nomi belli, bail-in, nomi in inglese, così il popolo non capisce un cazzo. Perde autonomia il porto di Catania, la città etnea rientrerà nell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale con sede ad Augusta. Cambia la mappa delle autorità portuali in Italia, perde autonomia il porto di Catania, a differenza di quanto erroneamente indicato nel primo comunicato del Ministero dei Trasporti, infatti la città etnea rientrerà nell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia orientale con sede ad Augusta. Palermo sarà capofila dell'autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale, che include Trapani, Termini Imerese e Porto Empedocle, mentre Messina, con Milazzo e Tremestieri, insieme ai porti calabresi di Gioia Tauro, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Crotone, Corigliano Calabro, Taureana di Palmi e Vibo Valentia, troverà posto all'interno della nuova autorità dello stretto, la più grande tra le nuove autorità italiane con sede a Gioia Tauro. Come infatti previsto dalla riforma approvata dal Consiglio dei Ministri, le authority saranno riorganizzate in 15 autorità di sistema portuale, a fronte delle 24 esistenti prima dell'approvazione del decreto presentato dalla Ministra per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Marianna Madia, con un taglio annunciato di 270 poltrone nei porti. Tre sono gli obiettivi principali: far ripartire gli investimenti, migliorare il coordinamento tra le autorità e ottimizzare risorse e procedure, a vantaggio dei cittadini e imprese. E secondo il capogruppo di Forza Italia Lars, Marco Falcone, la città è stata mortificata e inglobata, una fine ben poco nobile per il capoluogo etneo che esce declassato dalla riforma governativa. E voltiamo pagina, la procura di Caltanissetta ha disposto una serie di perquisizioni nell'abitazione e negli uffici dell'imprenditore nisseno Antonello Montante, presidente di Confindustria Sicilia. A Montante è stato notificato un avviso di garanzia. Catania è la prima città in tutta Italia ad aver firmato un protocollo d'intesa a tutela dei minori. Un team di psicologi affiancherà gli agenti della Polizia Postale durante le indagini che riguardano i minori. Psicologi al fianco degli agenti della Polizia Postale di Catania per tutelare i minori nelle indagini sullo sfruttamento e l'abuso sessuale. È possibile grazie ad un protocollo d'intesa tra Questura, Procura Distrettuale dei Minori e l'Ordine dei Psicologi Siciliani. Gli investigatori, durante le indagini, potranno contare sull'esperienza, le conoscenze e le competenze di professionisti esperti del settore. L'intesa è stata firmata dal questore Marcello Cardona, dal procuratore distrettuale Michelangelo Patanè, dall'aggiunto Marisa Scavo e dal presidente nazionale dell'Ordine Psicologi Fulvio Giardina. La nostra esperienza investigativa ce lo conferma, avere l'assistenza di uno psicologo esperto preparato, dà la possibilità anche di tirare fuori dalla vittima, da chi comunque sa qualcosa, dal minore che sa qualcosa, informazioni importanti che magari solo il poliziotto non riescono a tirar fuori.
luce e acqua gratis. Succede a Librino, quartiere periferico di Catania, in due palazzi di Viale Moncada, dove la polizia ha denunciato complessivamente 100 persone per furto aggravato e continuato. Pare infatti che avessero allacciato abusivamente i propri impianti domestici alla rete idrica e a quella dell'energia elettrica. I controlli, eseguiti insieme con Guardia di Finanza, Polizia Municipale, Sidra, Enel e ASP, hanno riguardato anche una sala giochi che è stata chiusa e dei garage che erano stati trasformati in stalle. In questi locali, infatti, sono stati rinvenuti due cavalli senza il microchip. Le trivellazioni in Sicilia sono a favore se le conoscenze scientifiche e tecniche mettono a riparo da rischi ambientali nel nostro territorio, visto che si fanno comunque in tutto il mondo. Non si può fare ambientalismo ad orologeria per negare qualsiasi possibilità di sviluppo, lo ha detto Carmelo Barbagallo, segretario della UIL, oggi a Palermo e a Catania. Quello della raffinazione in Sicilia ha aggiunto il principale settore industriale, non vorrei si mantenesse la stessa impostazione avuta nel ciclo di rifiuti, si sono bloccati i termovalorizzatori e sono aumentate le discariche. Dopo lo sfregio alla facciata sotto il colonnato della chiesa di San Nicolò Larena, oggi gli operai della multiservizi a Catania hanno ripulito su indicazione del comune della soprintendenza. Tecnici della multiservizi al lavoro per ripulire la facciata della chiesa di San Nicolò Larena, sfregiata nei giorni scorsi da diversi graffiti realizzati con bombolette spray. L'intervento, predisposto dall'amministrazione comunale, prevede l'applicazione di un gel non aggressivo per le superfici storiche, che svolge una funzione emolliente sulle scritte eseguite con vernici. Il gel, che agisce assorbendo la vernice, sarà poi fatto scivolare attraverso un lavaggio di acqua a bassa pressione. I tecnici che porteranno a termine l'operazione si sono già occupati della pulizia di altri monumenti. La supervisione dei lavori è stata affidata alla sovrintendenza sotto la dirigenza di Nicola Neri e al comune con il coordinamento di Orazio Santonocito, responsabile della manutenzione edifici comunali. E intanto questa mattina a Mister Bianco, l'assessore regionale al turismo Anthony Barbagallo, ha visitato l'antica chiesa madre. Sentiamolo al microfono di Francesca Glieni. Dobbiamo dare atto alla sovrintendenza, al direttore dei lavori, all'impresa che hanno eseguito un lavoro straordinario, unico nel suo genere, un'immagine che si vede ormai di rado, io non la vedo, non ho mai visto niente di simile, sono rimasto veramente impressionato dal valore architettonico di questa struttura e archeologico. L'obiettivo della regione, dell'assessorato regionale al turismo, è quello di valorizzare dal punto di vista turistico questo sito, renderlo fruibile, accessibile ai turisti e consegnarlo, come dire, non solo alla comunità Mister Bianchese, che è tanto legata a questi luoghi, ma consegnarlo a tutti coloro che vorranno venire a visitarlo, collegando in modo strutturale la parte legata al parco giochi, all'area attrezzata, direttamente con la parte archeologica. Quindi è un classico intervento da realizzare a titolarità sui fondi comunitari, sull'asse turismo e beni culturali, quindi è assolutamente un'iniziativa che avrà priorità su altre. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, vi ricordiamo di seguirci attraverso i giornali online di riferimento, grazie, buon proseguimento. Librino, Catania. Oltre 50 famiglie allacciate abusivamente alla rete idrica ed elettrica. Per quanto riguarda l'abbonamento Sky e Mediaset Premium, ne stiamo attrezzando. Sposami. Dal 16 al 24 gennaio alle Ciminiere di Catania, Sposami, il più grande salone nazionale del matrimonio. 200 stand, eventi, premi e spettacolari sfilate per lo sposo e la sposa. Sposami, dal 16 al 24 gennaio, dal lunedì al venerdì 16-21, sabato e domenica 10-22. Sposami, alle Ciminiere di Catania. È un'organizzazione Expo, sposamiexpo.it.